Siamo con Arianna, 27 anni, e ci racconta la sua esperienza di italiana che vive e lavora a Londra e che in questo momento sta affrontando, come tutti noi, l'emergenza da coronavirus. Lavoro a Londra come project manager in un'agenzia di traduzione di digital marketing e vivo qui da quasi 5 anni. Come stai vivendo questa esperienza dovuta all'emergenza da coronavirus? Io la sto vivendo seguendo praticamente da subito le stesse normative e restrizioni che sono state attuate in Italia. Io vengo da Milano e quindi chiaramente l'ho sentita molto molto da vicino. Quindi io è da 4 settimane che sono in isolamento, esco solo per fare la spesa. Ho iniziato a seguire queste norme prima che venisse effettivamente messo in atto anche qua lo stesso lockdown. E il lockdown qua è iniziato, se non sbaglio, il 23 marzo. L'unica differenza è che qua è ancora consentita ogni giorno un'uscita breve di circa mezz'ora per attività fisica che può essere corsa o camminata. Qual è la percezione degli inglesi alla luce delle dichiarazioni del primo ministro, credo almeno di 3 settimane fa, in cui paventava l'immunità di gregge, invece poi anche lui ha cambiato opinione, sono state messe in atto tutte quelle misure restrittive per il contenimento dell'emergenza e il lockdown? Esattamente come hai detto, sì, Boris Johnson ha iniziato con una strategia che appunto si pensava fosse quella della herd immunity, quindi l'immunità di gregge, e poi ha fatto retromarcia abbastanza velocemente, proprio perché diciamo la reazione del pubblico qua è stata inizialmente di grande shock e stupore, non si capiva esattamente perché lui avesse deciso di prendere questa posizione completamente diversa dal resto dei paesi europei e dalla Cina. Il pensiero del pubblico qua è un po' diviso in due parti, ci sono quelli che sono ancora abbastanza scettici su come il governo sta gestendo questa crisi per una serie di cose come fare i test, che è un punto abbastanza critico. Molti pensano che non si stia facendo abbastanza, piuttosto che le misure di lockdown avrebbero dovuto essere effettivamente attuate prima. Soprattutto coloro che guardano ai paesi europei vedendo gli altri paesi come stanno gestendo la crisi. Invece poi ci sono coloro che hanno comunque fiducia nel governo e comunque decidono di credere al fatto che il governo sta agendo nell'interesse dei suoi cittadini. Ma inizialmente, quando si è parlato di immunità di gregge, c'è stato veramente un grande shock e preoccupazione iniziale. Vorrei e mi auguro che tutti in Italia, in Inghilterra o in Germania, ovunque noi ci troviamo, seguano semplicemente le norme non solo date dai nostri governi, ma anche veramente di buon senso, perché secondo me è la cosa migliore. Non serve che arrivi un primo ministro, un presidente a dirci restate a casa per evitare il contagio. Basta semplicemente che noi utilizziamo la logica e il buon senso, guardando alla situazione tremenda che in ogni paese si sta sviluppando negli ospedali. L'unica cosa che a noi viene chiesta è di restare a casa con il nostro riscaldamento, i nostri libri. Per chi è fortunato il nostro lavoro da casa è assolutamente essenziale che tutti noi capiamo che questa è una situazione seria e l'unico modo per uscire nel più velocemente possibile e non a ottobre è davvero di seguire il buon senso, la ragione e comunque quello che ci viene detto dai nostri governi e soprattutto sistemi sanitari.